a poco la magistratura è diventata quello che è oggi, non un potere, un superpotere o un contropotere che tiene sotto di sé gli altri due poteri, quelli eletti dai cittadini, che sono il potere parlamentare e il potere esecutivo. Questo sono 40 anni che il Parlamento non può fare un provvedimento, una legge che dispiaccia all'Associazione Nazionale Magistrati. Perché se la legge, per esempio, presentata dalla nostra parte politica, continua a dispiacere alla sinistra in tutto in parte, la sinistra si rivolge a un PM di Magistratura Democratica che impugna la legge in tutto o in parte e la porta all'esame della Corte Costituzionale, che inderogabilmente la abroga. Come mai? Perché la Corte Costituzionale oggi non è più un'istituzione di garanzia sopra le parti, come detta la Costituzione, ma è diventata un organo politico della sinistra. E allora non possiamo di fare nessun passo avanti verso la possibilità di competere con le altre democrazie occidentali se noi non cambiamo questo assetto istituzionale. Arrivare ad abbassare le tasse, a suddividerle in modo più corretto, non ci sarà nessuna ripresa economica. E quando leggete i giornali questa mattina, in cui vi rendete conto che non un italiano qualsiasi, non un imprenditore qualsiasi, ma il presidente di Confindustria minaccia di portare la sua azienda all'estero, il presidente di Confindustria, voi vi accorgete di quanto bisogno noi abbiamo di un assoluto cambiamento. E il cambiamento deve venire non andando in Europa a ricevere sorrisini e pacche sulle spalle, ma deve venire andando in Europa decisi, consapevoli dei propri diritti e mettendo, quando qualcosa non va, il veto al Consiglio dei Capi di Stato e di Governo. Bravo. Come ha fatto qualcuno di fronte, per esempio, a Fiscal Compact. Cambiare questa situazione. C'è un solo modo: vincere le prossime elezioni, non alla grande, alla grandissima. Facile dirsi, vero? Sì.